Io vorrei fare un brindisi ai giorni migliori che hai davanti. Ogni giorno sarà un'avventura, quindi cerca di fermarti e pensa: è uno dei giorni più belli della mia vita. Ai Peterson. A noi. 911, qual è l'emergenza? Mia moglie, un incidente! Che tipo di incidente? È caduta dalle scale! È cosciente? No, non respira! C'erano 35 tagli ed ematomi e 7 lacerazioni profonde sul cuoio capelluto. Qualcuno l'avrà colpita per produrre tutte quelle lacerazioni. Puoi forzare un po'? È una caccia alle streghe. Meglio se ti cerchi un avvocato. Mantenga unita la famiglia, ne avrà bisogno. Non c'è l'arma del delitto, ma abbiamo trovato innumerevoli immagini come queste nel suo computer. Lui è un narratore. Con noi non ne ha mai parlato. Ne ha parlato con la mamma. Me l'avrebbe detto. Sei bellissima e sei mia figlia. Hanno chiamato 2 documentaristi. Pensano a un film sul tuo caso. I francesi hanno buon gusto. Il nocciolo della questione è che ha bevuto ed è caduta. Tu vaghi per la tua vita andando in palestra e sgridando i cani e spendendo i miei soldi. Hai ucciso la cosa migliore che avessi mai avuto. Non sai neanche metà di quello che è successo in Germania. 25 anni fa e non accadde nulla. Non c'era neanche sangue. Beh, il sangue veramente c'era, Michael. La mia ex moglie resterà nei paraggi. Papà è sempre stato con noi. Non mettere tutto in discussione. Falla finita. Non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco. Voi davvero credete che Catherine Peterson sapesse chi era suo marito? Signor Peterson! So che non ci sono molte famiglie come la nostra. Sono stanca, sempre. Mi serve aiuto. Non siamo perfetti, ma siamo uniti. Mi hanno dato del bugiardo! Forse lo siamo entrambi. E ci vogliamo bene. Basta! Ho detto basta! I Peterson sono fuori di testa.